Buongiorno a tutti, bentrovati su Radio Antenna 1. Sono in ottima compagnia, in compagnia della dottoressa Maria Luisa Barbarulo. Ciao Maria. Ciao, buongiorno Sara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao a tutti. Sei carica, riposata? Non ti dico quanto. Dopo l'evento di ieri, che ricordiamo, evento molto bello, un pomeriggio con donne favolosex, che si è tenuto al centro congressi vicino Piazza di Spagna. Sì, devo dire, guarda, è stata un pomeriggio veramente favolosex. Sì, perché, assolutamente. Perché vabbè, tu c'eri, quindi lo sai. C'ero, sì. Abbiamo avuto una partecipazione straordinaria, quasi 300 donne in sala, oltre 1.080 collegate via streaming in tutta Italia, quindi un risultato veramente straordinario, numeri impressionanti. Vi hanno seguito, immagino, sui diversi anche siti che avete? Assolutamente sì, quindi siamo stati seguiti su Vediamoci Chiara, e vi ricordiamo anche un altro sito dove si parla dei temi che ci stanno particolarmente a cuore, che sono il focus di questo evento, sì. Quindi soprattutto la sessualità over 50. Questo sito si chiama ilmiopiccolosegreto.it, ve lo raccomandiamo perché è un sito fatto veramente bene, dove peraltro sono presenti anche interventi della dottoressa Rossi e del professor Iannini, che erano con noi ieri durante l'evento. Che salutiamo, visto che sono stati ospiti anche da noi in radio. Assolutamente, li salutiamo ed è sempre un piacere averli qui e speriamo di averli ancora sui nostri microfoni, nostri ormai, io certo, faccio parte ormai del team, assolutamente. Evento che è riuscito molto bene, quindi è stata quasi anche una festa, c'è stata anche molta interazione con le persone che sono venute a trovarvi. Sì, guarda, io una forse delle cose che mi ha colpito di più, non solo la partecipazione maschile, segno che evidentemente il tema chiaramente della sessualità over 50 è un tema che chiaramente non coinvolge solo noi donne, ma anche il partner, certo. Ma la cosa che ho, ti posso dire, molto bella, che mi ha colpito, è che mentre ricevevamo le iscrizioni ci sono stati molti uomini che si sono iscritti con la partner, e infatti non so se hai visto ieri in sala, sì, quanti ce n'erano. Ce n'erano. Questa è una cosa molto bella, devo dire, molto confortante. Questo spirito di coppia, questa complicità è proprio ciò che sta alla base comunque di una vita a due. Tra le altre cose voglio ricordare ai nostri ascoltatori che avete creato anche il sito menslife.it. Assolutamente, dedicato esclusivamente agli uomini, per carità, questo non vuol dire che le donne non ci possano andare, però è pensato per loro e fa già dei numeri importanti, e tra breve saremo in radio, ci alterneremo nelle rubriche radiofoniche qui da voi, quindi insomma saranno presenti anche loro con i loro specialisti. Quindi non resta che attendere questa nuova rubrica anche dedicata all'universo maschile, maschile, assolutamente sì. Questo evento si ripeterà a breve? E sicuramente avremo degli altri eventi come questo, lo avremo sia con questo focus, ovvero la menopausa e la sessualità over 50, ma toccheremo anche altre tematiche che sono tipicamente femminili, come alcune, diciamo, patologie autoimmuni e altre patologie che sono proprio specifiche della donna. Allora, io ringrazio veramente tanto la dottoressa Maria Luisa Barbarulo per essere stata oggi qui con noi, e ci ritroviamo presto ovviamente in radio, su Radio Antenna 1. Assolutamente sì, alle 11 tutti i venerdì, mi raccomando. Brava. Non mancate. Bacchetta agli ascoltatori. Assolutamente, grazie a tutti, grazie perché ci seguite, sappiamo che molte di voi sono state ieri con noi proprio perché ci seguite in radio, quindi questo ci fa molto piacere, e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!